Ciao a tutti, siete nel canale Impulso della Terra. Valanga in India. Un ghiacciaio è sceso in India. La discesa del ghiacciaio ha danneggiato la diga e innescato una massiccia alluvione. Circa 150 operai della diga non si mettono in contatto. Nello stato di Uttarakhand in India, un ghiacciaio è caduto, danneggiando la diga di Rishi Ganga nel distretto di Shamoli e innescando una massiccia inondazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 a 9 del mattino ora locale. Poi si è saputo della discesa di una parte del ghiacciaio Nanda Devi nello stato di Uttarakhand. Secondo i dati preliminari, potrebbero essere morte da 100 a 150 persone. Circa 150 lavoratori della diga di Rishi Ganga non si mettono in contatto, affermano i rappresentanti del progetto energetico. L'inondazione del fiume Dauli Ganga, formatasi a causa della scomparsa del ghiacciaio, ha distrutto il ponte Joshimath Malari, utilizzato dal personale militare indiano per attraversare le zone di confine. In precedenza, l'agenzia ha informato dell'innalzamento del livello dell'acqua nel fiume Dauli Ganga domenica dopo la scomparsa del ghiacciaio. Le autorità stanno evacuando le persone e sottolineando che la situazione è sotto controllo. Mouse Apocalypse, Australia. L'apocalisse dei topi è arrivata in Australia. Dall'inizio del 2021, gran parte dell'Australia è stata afflitta da un numero incredibile di topi. Inondazione rossa in Indonesia. Un modello interessante è stato osservato in Indonesia, con un fiume rosso sangue che ha inondato il villaggio indonesiano di Jenggot dopo che le inondazioni hanno colpito una vicina fabbrica di batik sabato, provocando scalpore sui social media. Neve in Scozia. Le forti nevicate continuano a imperversare in Scozia. Un enorme muro di neve si è formato dietro la porta d'ingresso della casa della famiglia delle Murene, bloccando completamente l'accesso. In diverse parti della Scozia, la polizia locale ha esortato le persone a rimandare tutti i viaggi che non sono assolutamente necessari, a causa delle abbondanti nevicate che rendono difficile la circolazione su strada e aumentano il rischio di incidenti. Ieri è caduta una notevole quantità di neve. A causa delle nevicate nella regione, è stato annunciato un livello arancione. Terremoto nelle Filippine. Nella provincia meridionale di Davao del Sur, nelle Filippine, è stato registrato un potente terremoto di magnitudo 6.0. L'evento sismico è avvenuto domenica 7 febbraio alle 4:22 fuso orario GMT. L'Istituto Filippino di Analogia e Sismologia ha affermato che dopo un terremoto di tale forza, distruzione e ripetute scosse, non sono ancora state riportate informazioni sulle vittime. Nevicata in India.
La capitale dello stato dell'Himachal Pradesh, Shimla, in India, ha ricevuto un'enorme quantità di neve. Gli esperti dell'Indian Meteorological Department, IMD, ritengono che questa sia la nevicata più intensa della città negli ultimi 30 anni. In alcune zone sono caduti fino a 55 centimetri di neve fresca in un solo giorno, coprendo alberi e automobili con uno spesso strato. Tre autostrade nazionali e una destinazione comune sono state bloccate dalla neve, ha detto la polizia. Ghiaccio a Chelyabinsk. A causa delle difficili condizioni meteorologiche sulla sezione dell'autostrada M5 Ekaterinburg-Chelyabinsk si è verificato un grave incidente che ha coinvolto 20 auto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di definizione. Sul luogo dell'incidente si è formato un ingorgo di 3 km. Nevicata a Krasnodar. Ancora una volta, una nevicata è caduta sul territorio di Krasnodar. Il territorio di Krasnodar era in preda a un ciclone. Dopo il tepore quasi primaverile, l'inverno è tornato nella regione. C'è un allarme temporale nella regione. Sull'adesione della neve bagnata ai fili, la situazione viene monitorata continuamente. Europa. La polvere del deserto del Sahara ha raggiunto le regioni meridionali dell'Europa. I cieli di Francia, Svizzera e Spagna sono diventati arancioni. La neve in montagna è diventata la stessa. Si prevede che la nube di polvere interesserà anche Italia, Germania, Austria e Repubblica Ceca. Si noti che questo fenomeno di solito si verifica in autunno e in inverno, quando un forte vento del sud soffia dall'Africa. Nevicate in Germania e nei Paesi Bassi. I meteorologi tedeschi si aspettavano forti nevicate e bufere di neve nel nord della Germania dal 5 al 7 febbraio, e le loro aspettative sono state soddisfatte. Presumibilmente, sono caduti fino a 40 centimetri di neve. Il servizio meteorologico tedesco ha avvertito i residenti del paese sui gravi effetti negativi previsti nel nord della Germania. Dubai. A Dubai, diversi testimoni oculari sono riusciti a riprendere due lune nel cielo notturno. Un evento interessante, un video che mostra la comparsa di due lune nel cielo notturno. Ovviamente la Terra non ha due lune, una spiegazione popolare per il video suggerisce che alcuni pianeti possono apparire abbastanza grandi e possono essere visti. Valanga nello Utah. Sabato 6 febbraio, su una collina vicino al Millkerrick Canyon nello Utah, USA, è scesa una grande valanga che ha spazzato via otto sciatori.
Quattro di loro sono riusciti a uscire dai blocchi di neve. Quattro per... Terremoti sulla Terra. In 24 ore si sono verificati 184 terremoti di magnitudo da 2.0 a 6.3 sulla Terra, esattamente dove, potete vedere sui vostri schermi. Grazie per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.